Lei è la mia ragazza e si chiama Ramona. Insieme stiamo per partire alla scoperta di una delle isole più visitate dell'arcipelago delle Canarie, l'isola di Gran Canaria. Un'ultima occhiata alle info e tra poche ore partiremo. Ci siamo. Si parte! Dopo un volo di circa 3 ore e mezzo, eccoci sullo splendido mare di Gran Canaria. Non appena atterrati ci dirigiamo verso la capitale, Las Palmas. È nuvoloso, ma la temperatura è di circa 20 gradi. Las Palmas, la città più grande dell'arcipelago, viene fondata il 24 giugno del 1478 dai conquistatori spagnoli, per diventare ben presto un porto importante per le navi in rotta verso il continente africano e le Americhe. Nel 1927 Las Palmas diviene la capitale della provincia est delle Canarie, superando per importanza Gran Canaria, Fuerteventura e Lanzarote. La città si divide in due parti, la parte storica e la parte moderna, ricca di centri commerciali e strutture a quanto strane e particolari. Quell'imbecille ero praticamente io. Dopo qualche giorno sull'isola di Gran Canaria, decidiamo di affittare un'auto per goderci l'intera isola. Tanto camminato, un piccolo break mi sembra doveroso.
Siamo nelle famose dune di Maspalomas, una distesa di dune che si estende per 4 km quadrati. Oggi è un parco nazionale con un lago di acqua salata e un bosco di palme, visitabile soltanto a piedi o a dorso di un cammello. Andando via dalle dune di Maspalomas, ci dirigiamo verso le altre località, tutte molto belle e molto suggestive. Siamo nella parte sud di Gran Canaria, dove si trovano le spiagge più belle. Did you ever live? Non è solo mare e spiaggia come potrebbe sembrare. In pochi minuti in auto ci si può avventurare nella parte montuosa dell'isola, con dei paesaggi e dei panorami mozzafiato. La strada panoramica segue un percorso tortuoso, inerpicandosi sulle montagne e passando attraverso incantevoli villaggi e profonde gole. Lungo la strada si ammira una lussureggiante vegetazione subtropicale. La parte più bella della giornata è sicuramente il tramonto, con paesaggi meravigliosi. Dopo una lunga giornata, molto faticosa, adesso è arrivato il momento di staccare un po'. La vita notturna di Gran Canaria è molto movimentata. Così la sera ci rilassiamo passeggiando per le vie della città.
tutto accompagnato con ottimi aperitivi e cene. Sono passati pochi secondi dopo la mezzanotte. Siamo ufficialmente nel 2013 e noi abbiamo deciso di festeggiare in spiaggia. Siamo arrivati al nostro ultimo giorno qui sull'isola di Gran Canaria. E dato che il tempo permette e che l'auto l'abbiamo consegnata, non ci resta che goderci questa bellissima giornata. Sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma. Sono un ragazzo sincero. È il 5 di gennaio e dopo una giornata passata in spiaggia ci siamo accorti di tutto questo trambusto e chiedendo informazioni abbiamo capito che è la loro maniera di festeggiare la nostra Epifania. Sembra quasi carnevale. Chiedendo altre informazioni, abbiamo capito che questo non era altro che un inizio alla lunga festa di carnevale che si terrà tra un mese. Coltivo una rosa bianca perché l'amico sincero mi dà la sua mano franca. Avete visto quel tax? Beh, dentro ci siamo noi. Siamo dunque arrivati alla conclusione di questa bella e avventurosa vacanza qui sull'isola di Gran Canaria. Arrivederci al prossimo viaggio e ricordatevi che ogni viaggio equivale a una storia d'amore. Fare il viaggio e non innamorarsi profondamente, beh, equivale a non vivere. Ciao a tutti e alla prossima!